Come già sappiamo, l'equazione differenziale del circuito RL è la legge di Ohm generalizzata con i generatori che alimentano le resistenze. Oltre al generatore vero e proprio c'è il solenoide che si comporta da controgeneratore durante la fase di chiusura perché si oppone all'aumento della corrente elettrica. Si oppone con una forza elettromotrice autoindotta data dalla legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz meno LI punto. Otteniamo quindi questa equazione differenziale che risolta ci dà una corrente che cresce esponenzialmente fino a portarsi al valore massimo, che già sappiamo da uno dei video precedenti di teoria essere la FEM del generatore diviso la resistenza totale del circuito. Andando a fare i calcoli, come vedremo meglio più avanti, troviamo 0,502 secondi, praticamente mezzo secondo di costante tempo tau, e troviamo anche 0,493 ampere, ma lo vediamo meglio dopo, come valore massimo di corrente. Oltre all'equazione differenziale del circuito c'è da disegnare tutti questi grafici e, anche se non c'è scritto, calcolare le formule di tutte queste grandezze fisiche nel tempo, cioè che variano nel tempo. Della corrente elettrica abbiamo già scritto la funzione nel tempo e disegnato il grafico. Passiamo quindi alla FEM autoindotta, derivando la corrente elettrica stessa. Si tratta di derivare questa funzione e quindi otteniamo I max, F su R totale, per la derivata di questa funzione nella parentesi, meno E alla meno T su tau, per la derivata dell'argomento dell'esponenziale, meno 1 su tau. Andando a sostituire tau, troviamo questa espressione che rappresenta un esponenziale decrescente, a partire dal valore iniziale, che è il valore massimo, F su L, e questa è l'esponenziale decrescente che rappresenta la derivata temporale della corrente elettrica. Che sia una funzione decrescente lo si capiva anche intuitivamente, perché la derivata della corrente elettrica rappresenta la rapidità di variazione della corrente. All'inizio la corrente elettrica aumenta nel modo più rapido possibile, quindi la sua derivata è massima, poi piano piano l'aumento di corrente diventa sempre più lento, lo si capisce dalla retta tangente che diventa sempre meno inclinata, finché asintoticamente la corrente non aumenterà più e quindi la derivata si porterà a zero. In pratica, come sappiamo, questo grafico quindi rappresenta la pendenza di queste rette tangenti. Ora che abbiamo calcolato l'espressione matematica della derivata della corrente, I punto, moltiplicandola per meno L abbiamo la FEM autoindotta. Quindi otteniamo questa espressione, che rappresenta una FEM che diminuisce in modo esponenziale in valore assoluto, ma che è negativa, e il grafico della FEM è questa curva rossa. Il motivo per cui la FEM è negativa, e soprattutto il massimo valore negativo ce l'ha all'inizio, poi si porta progressivamente a zero, è che la FEM si oppone alle variazioni di corrente. Siccome la corrente sta aumentando, allora la FEM è negativa, cerca di contrastare questo aumento di corrente e lo fa con maggiore intensità proprio all'inizio, perché all'inizio è più rapido l'aumento della corrente elettrica, quindi è più grande la reazione di contrasto della FEM del solenoide. Quando poi la corrente non varia più, praticamente anche la FEM si spegne, perché ricordiamo che il solenoide non si oppone alla corrente elettrica che raggiunge il massimo valore qua, ma si oppone alle variazioni della corrente elettrica, e qua, per tempi molto lunghi la corrente elettrica non varia più, quindi il solenoide non reagisce più e la sua FEM autoindotta si porta a zero. La differenza di potenziale ai capi del solenoide ha il segno opposto della FEM autoindotta, quindi ha lo stesso valore ma il segno cambiato. Tra poco vediamo meglio perché, e il suo grafico quindi è identico a quello della FEM autoindotta, soltanto che è ribaltato ed è positivo, e la sua espressione matematica è uguale a quella della FEM autoindotta con il segno più. Il motivo per cui la FEM autoindotta è negativa è che se la corrente elettrica gira in senso antiorario qua, diciamo che è il verso convenzionale che scegliamo come positivo, gira in senso antiorario perché è spinta dal generatore, allora il solenoide si oppone con una FEM autoindotta verso destra perché vuole contrastare questo aumento di corrente. Ecco perché la FEM autoindotta è negativa. Invece la differenza di potenziale ai capi del solenoide è positiva. Infatti la differenza di potenziale va sempre da valori maggiori a valori minori
ai capi di ciascuno degli elementi del circuito, quindi il potenziale è più alto a sinistra che a destra nella resistenza interna e lo stesso è più alto a destra che a sinistra nel solenoide e sono indicati i valori del potenziale da questi più e meno, quindi è più alto qui, più basso qua, poi ancora più basso qui e ancora più basso a sinistra. Perciò la differenza di potenziale ai capi del solenoide, immaginandola come il valore a destra meno il valore di potenziale a sinistra, è positivo. Questa differenza di potenziale spinge la corrente elettrica verso sinistra, mentre invece il solenoide cerca di contrastarla spingendo con una femme verso destra. Infine c'è da calcolare la differenza di potenziale ai capi del carico. Basta moltiplicare la corrente elettrica per R e per la prima legge di Ohm e sostituire al posto della corrente elettrica questa espressione F su R totale per questa esponenziale crescente. L'andamento di questa funzione, la DDP ai capi del carico, è quindi un esponenziale crescente che si porta al valore massimo che è F per R su R totale. Qui ho sbagliato a scrivere perché questo valore massimo è questo qua. È anche logico che la differenza di potenziale ai capi del carico cresca nel tempo perché cresce nel tempo la corrente elettrica e per la prima legge di Ohm la differenza di potenziale ha lo stesso andamento della corrente elettrica. Abbiamo quindi risposto anche a questa domanda del problema.